Ciao ragazzi, è la vigilia di Juventus-Milan e come ben sapete io preferisco parlare di calcio piuttosto che di tutto il resto. E quindi sono qua per cercare di fare un punto della situazione, non tanto sotto il profilo appunto sportivo, perché Allegri parlerà alle 13.30 e vedremo se ci saranno spunti interessanti, faremo un altro video per parlarne, però adesso sono obbligato a commentare tante notizie diverse da quelle che sono quelle inerenti al campo. Sono per alcuni un po' più noiose, per altri entusiasmanti. A me il mercato piace, lo sapete, ma quando c'è il mercato in corso e quando effettivamente sta per accadere qualcosa, quando invece siamo al 18 di settembre, credo che sia prematuro e forse anche stupido parlare di calciomercato, però quando ci sono delle notizie è giusto commentarle. Ve lo dico subito, io ho aperto OneFootball, lo potete fare anche voi scaricando OneFootball dal link che trovate in descrizione a questo video. Mi raccomando, fatelo, perché la conferenza stampa di Allegri verrà riassunta lì. Io, per dire, a quell'ora sono a giocare a padel, quando esco da padel me la leggo lì su OneFootball e cercherò di capire se ci saranno dei dettagli importanti da andare a sviscerare insieme. Quindi non potete lasciarvi scappare OneFootball. Ieri la apro e mi ritrovo Mino Raiola che parla di Paul Pogba. Ora, in realtà io un video del genere non avevo intenzione di farlo, e infatti, come potete vedere, è passato del tempo prima che sia arrivato online qua sul canale. Però ho deciso di andare più a fondo e semplicemente parlare di Mino Raiola, che dice guarda Pogba la Juve può arrivare, secondo me era poco, e quindi serviva un po' più di ciccia attaccata all'osso della notizia. Paul Pogba può arrivare alla Juventus? Ma io, ragazzi, ve lo dico nella più totale tranquillità. Penso di sì. Cioè, non trovo che sia impossibile una cosa del genere. Se mi chiedete se è probabile, vi dico di no. E che probabilmente non ci credo. Ma che sia possibile, assolutamente sì. Quindi la notizia di ieri di Mino Raiola non è niente. Non esiste. Non può essere una notizia il fatto che il procuratore di un giocatore, un procuratore che lavora sempre con la Juventus e che ha tantissimi giocatori alla Juventus, mi dica che un ex giocatore della Juve, dove è diventato grande, dove è diventato una delle star a livello mondiale, sia rimasto affezionato a Torino e alla Juventus. Beh, grazie. Ci credo anch'io. Pogba è stato coccolato dalla Juventus. La Juventus ha coccolato Pogba. Pogba è stato felice alla Juve. Raiola ha sempre degli affari con la Juve, ma lo testimonia il fatto, banalmente, che ci sia De Ligt alla Juventus, che sia arrivato Ken alla Juventus, che Nedved e Mino Raiola abbiano un contatto diretto. Tante volte, anche nei video, sono arrivato a dire io non ho capito effettivamente qual è il ruolo di Nedved, e potrebbe benissimo essere un aggancio. La Juventus e Raiola lavorano spesso insieme, lo sappiamo, non è una notizia, non è una novità. Vi ricordate Agnelli e Raiola che fanno il gesto del telefono dopo ci sentiamo? È ovvio che quando si vede una scena del genere, il tifoso, che cosa pensa il tifoso? Il tifoso pensa, wow, il nostro presidente sta chiamando perché vuole comprare il giocatore più forte che c'è nella scuderia di Raiola. Ma anche banalmente quest'estate, Raiola ha detto Donnarumma è un rimpianto per la Juve. E beh, certo che sì, vorrei ben vedere, ma al di là dell'inizio di Szczesny, lasciamo stare l'inizio disastroso di campionato di stagione di Szczesny, dimentichiamocelo, non è mai successo. A prescindere, a priori, il portiere MVP dell'Europeo, titolare della nazionale italiana, con oltre 100, non mi ricordo neanche più, 150 presenze in Serie A, con la maglia del Milan, classe 99, quindi praticamente del nuovo millennio, che se ne va a zero, quello che viene definito l'erede di Buffon, se ne va a zero in una stagione di calciomercato in cui ci sono anche delle difficoltà economiche, la Juve non lo prende. Può non essere un rimpianto, certo è un rimpianto e lo sarà per sempre, a meno che poi non si riuscirà a incastrare in qualche modo la strada di Szczesny con quella di Donnarumma. Non si è riusciti a cedere Szczesny, non ci sei riusciti, perché in questo momento il calcio è in mano ai procuratori, è in mano ai giocatori, è in mano ai contratti. Poi ovvio che Szczesny aveva anche un contratto pre-Covid, quindi uno stipendio molto pesante. Ad oggi la Juventus non darebbe mai 7 milioni a Szczesny, ne avrebbe dati volentieri 10 a Donnarumma per tutte le premesse che sono state fatte prima, e soprattutto perché pensa, io in questo momento sto dando 7 milioni di euro a Szczesny, se ne do 10 a Donnarumma e mi libero di Szczesny, è più giovane, ha più potenzialità, anche il valore del cartellino può essere più elevato se un giorno dovesse mai arrivare un'offerta, ed eccoci qua. Ma ve ne dico banalmente un'altra, attenzione a De Ligt, attenzione a Matthijs De Ligt, ragazzi, perché io non sono convinto che De Ligt rimarrà per certo alla Juventus.
Proprio perché il procuratore è Minoraiola. E Minoraiola sa spostare i suoi assistiti. Ragazzi, Minoraiola, volenti o nolenti, in un calcio che è diventato quello che è diventato, è uno dei procuratori migliori in circolazione, perché è uno dei più bravi a fare quello che gli chiedono i suoi calciatori. E a monetizzare, e a guadagnarci, perché quello è il suo mestiere. È bravissimo, che lo vogliamo oppure no. C'è poco da fare. Quindi, se Pogba deciderà di lasciarlo United perché non vorrà rinnovare il contratto, che, aperta parentesi, lo stesso Mino Raiola ieri dice: attenzione, perché ora ci possiamo parlare con lo United, magari troviamo un'intesa. È detta proprio sinceramente, io non so perché Pogba dovrebbe voler lasciare lo United in questo momento, dato che ci sono stati anche anni peggiori dello United. Adesso invece pare che stia andando in una direzione che è quella di costruire una buonissima squadra. Con l'arrivo di Cristiano Ronaldo poi si è raggiunto probabilmente un gradino successivo, ed è Ronaldo e Pogba insieme. A me piange il cuore, perché li ho sempre sognati insieme in bianco nero e sono sempre stato dell'idea che fosse difficilissimo, non impossibile, come lo dicevo all'epoca, ma lo dico anche adesso, non è impossibile, ma difficilissimo. Ora impossibile insieme Pogba e Ronaldo alla Juve, ecco, questo, questo possiamo dirlo. Ma un ritorno di Pogba non lo vedo così scandaloso e clamoroso. Holland, stesso Holland, che è di Minoraiola, che è stato vicino alla Juve. Ragazzi, è stato vicino alla Juve, cioè è inutile che ci prendiamo in giro. Poi è stato fatto un discorso di valutazione differente. All'epoca addirittura la leggenda narra che la Juventus volesse inserirlo in Under 23. E oggi ci ritroviamo un ragazzo che in un paio d'anni ha segnato qualcosa come 15-20 gol in Champions League. Ho voluto controllare, sono 21 i gol in Champions segnati tra Salisburgo e Borussia Dortmund. Quindi veramente qualcosa di mai visto nella storia della Champions League. E noi volevamo farlo giocare in Under 23. Quindi errori di valutazione, certo, che si pagano, altrettanto certo. Non serve spendere una marea di soldi come abbiamo fatto magari negli anni in cui comunque le cose andavano bene. Adesso serve fare un passo indietro. Adesso non abbiamo più quel potere economico che avevamo una volta per andare da una società e dirgli: ehi, Real Madrid, ti do 100 milioni di euro, dammi Cristiano Ronaldo. Ehi, Ajax, te ne do 85, dammi De Ligt. Napoli, Roma, quant'è qua la clausola per Higuain e Pjanic? Ti stacco l'assegno. No, ora non è più così. Ora non è più così, e il motivo l'ha ufficializzato ieri la Juventus con una nota che adesso vi riporto qui a schermo. Approvato il progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato al 30 giugno 2021. Il consiglio di amministrazione ha approvato il bilancio, chiuso al 30 giugno 2021, che evidenzia una perdita di 200,9 milioni, che sarà coperta mediante l'utilizzo della riserva da sovrapprestazioni. L'assemblea degli azionisti in sede ordinaria e straordinaria è convocata per il 29 ottobre 2021 presso l'Allianz Stadium. E poi c'è una tabellina che è abbastanza, per me, illeggibile, nel senso che qualcosina sì capisco, ma non avendo fatto studi degli argomenti di cui si va a trattare in questo PDF, io mi limito al numerino e capisco che siamo in rosso di 209 milioni di euro. Ma questo lo sapevamo già. Questo lo sapevamo già, e infatti era stato approvato un aumento di capitale di 400 milioni per andare parzialmente a coprire i buchi. Perché vi dico che ora la Juventus deve fare altre strade, deve avere altre strade? Ma banalmente, ragazzi, esce Cristiano Ronaldo, entra Moise Kean, ribadiamo ancora una volta, Kean non è l'erede di Ronaldo, e Cherubini ci dice: abbiamo anticipato di un anno quello che volevamo fare l'anno prossimo. Ergo, tradotto, non c'è più lo spazio per il nome, la star, il big, il pagatone. Abbiamo tolto 31 milioni di stipendio di Cristiano Ronaldo? Abbiamo tolto un giocatore importante come Cristiano Ronaldo? Ne prendiamo uno giovane, come Kean, che può essere monetizzato in futuro, magari di più di quello che l'abbiamo pagato adesso, e che non ha un ingaggio di questo tipo. Ragazzi, è l'ufficializzazione del fatto che il ciclo dei 9 anni, dei 9 scudetti consecutivi alla Juventus, è ufficialmente terminato. La Juventus non è più quella squadra. Ce l'aveva detto Allegri nella prima conferenza stampa di presentazione del ritorno alla Juventus. Se sono tornato qui è perché c'è una squadra giovane con cui poter lavorare, giocatori a poter plasmare a seconda di quello che chiedo. Non troppi giocatori finiti, ma dei giocatori che possiamo mettere a posto. E poi è ovvio che ci saranno alcuni giocatori che dovranno giocare e che non saranno giovani, ma banalmente lo stavamo dicendo
negli ultimi video. La Juventus è sì una squadra più giovane rispetto al passato, ma non completamente giovane, soprattutto per quello che si sta vedendo in campo fino adesso, per i giocatori che stanno scendendo in campo fino adesso, per l'età media delle squadre che si sono visti fino ad adesso. E non è una casualità se Cuadrado stanno usando il profumo del rinnovo di contratto. Non è una casualità. No, assolutamente no. Perché ci sono dei giocatori come Cuadrado, come Chiellini, che è stato rinnovato anche lui, come Bonucci, che sono delle vere e proprie guide all'interno dello spogliatoio e che dovranno accompagnare i giovani nel percorso di crescita per far capire loro cosa vuol dire indossare la maglia della Juve. Lo dicevo anche nel video di ieri, Allegri sta lavorando su queste cose qui, sta lavorando sulla testa di tanti giocatori che sì sono alla Juve, ma non hanno capito cosa vuol dire essere alla Juve. Ho registrato da poco l'episodio 4 di Spoiler dal Futuro, e vado ad evidenziare come il Milan nella stagione 2012-2013 in estate vada a cedere, proprio guidata da Allegri, Nesta, Gattuso, Seedorf, Inzaghi, Ibra, Thiago Silva, Zambrotta, Van Bommel, Cassano. Ne ho detti 9, per adesso probabilmente ce n'erano anche altri, ma non ho detto 9 giocatori a caso. Di questi 9, 6, 5 erano la spina dorsale del Milan del passato, 3, 4... erano giocatori presenti nel ciclo delle Champions di Ancelotti? Direi proprio di sì. E vengono completamente salutati. E il Milan l'anno dopo viene trascinato da Balotelli, da El Shaarawy, da Pazzini. Giocatori più normali rispetto a quelli che sono andati via. Giocatori che forse non avevano nemmeno capito cosa volesse dire giocare nel Milan. E Allegri probabilmente non è stato in grado di mettere nel loro cervello il Milan è questo, ma forse nemmeno la dirigenza all'epoca era stata brava a dare ad Allegri una squadra da Milan, per quanto giovani, ma da Milan, perché il processo di ringiovanimento di una squadra, il rifondare una squadra, è la cosa più complicata che c'è nel calcio, perché se no una squadra dura 30 anni, perché è quella squadra. Guardate il Barcellona, guardate il Real Madrid, ma guardate la Juventus, ma guardate il Milan e l'Inter. È normale che sia così, ragazzi. Le uniche eccezioni che vogliamo magari sono il PSG e il Bayern Monaco. Va bene, facciamole. Sono eccezioni, però. Il PSG non voglio nemmeno stare qui a parlarne. Il Bayern Monaco è proprio tutto un discorso diverso in Germania. Impossibile da applicare in Italia. Impossibile. Perché a noi chiedono 40 milioni di euro per andare a prendere Locatelli. 40 milioni di euro, e ci dicono anche che ce l'hanno regalato. I tifosi delle altre squadre ci dicono che Locatelli ci è stato regalato perché lo paghiamo tra 2 anni. Al Bayern Monaco vanno i giocatori a parametro zero perché non rinnovano apposta con i club per andare a giocare al Bayern Monaco, i club degli altri club tedeschi. Gli altri club tedeschi, per mantenere alto il livello di competitività del campionato tedesco e non perdere soldi derivati dai diritti televisivi perché c'è il Bayern Monaco, preferisce cedere i propri giocatori forti al Bayern Monaco a 15, 20, 25 milioni di euro al massimo. Andatevi a vedere gli acquisti del Bayern Monaco, andatevi a vedere i record di spesa del Bayern Monaco, andatevi a vedere i giocatori che compra il Bayern Monaco a prezzi che sono inumani per essere in Italia. È qualcosa di diverso. E la Juve queste cose non le può fare, perché non è la squadra solo più odiata in Italia dai tifosi, ma anche dai dirigenti che compongono le altre società. Quando ci va la Juve, il prezzo si alza ed è normale che sia così perché è sempre stato così e sarà sempre così. Non possiamo confrontare il modello italiano con il modello tedesco, con il modello spagnolo, con il modello francese. In Spagna sono andati avanti, anni e anni avanti con i debiti nei confronti delle banche che non potevano nemmeno iscriversi ai campionati. Ora che c'è un regolamento che impone un tetto salariale, non sono stati in grado di tesserare Messi. Perché il calcio non va più bene così. Ma questo lo sapevamo già, non è una novità che vada sistemata la UEFA. Io non me ne frega niente se sarà la Superlega o un'altra roba. A me interessa che capiscano che così non va bene, che così non si può andare avanti. La Juventus è anni che per via di errori, perché ad oggi sono errori, ma che all'epoca forse potevano anche essere cose sensate, non può fare mercato perché sta strapagando dei giocatori. Poi, cose sensate. Io per Ramsey sono stato tutta estate a dire è il giocatore che deve lasciare la Juve, ma non perché mi stia sulle balle Ramsey,
perché è esattamente il giocatore fuor d'acqua dal progetto Juve. In questo momento la Juve vuole giocatori giovani che guadagnano poco, integri fisicamente. Ramsey non è integro, non è giovane e guadagna tanto, è esattamente l'opposto di quello che vuole fare la Juve. Quindi a me fa ridere sentire ad oggi Minoraiola che mi parla di Pogba, che mi parla di Donnarumma, mi parla di Haaland. Certo, li vorrei tutti e tre. Secondo me, più che altro, la Juventus dovrà preoccuparsi di non cedere De Ligt la prossima stagione, vedendo la direzione in cui stiamo andando, vedendo che 3 anni fa investiamo 135 milioni di euro per i difensori centrali, comprando anche Romero di Miral, e ad oggi è rimasto solo De Ligt, vedendo come sia più facile cannibalizzare i giovani, più facile cedere i giovani, perché gli altri sono invendibili. Ma non è un caso, ragazzi, adesso mi sono preparato questa slide che ho preso da Transfer Market. Queste sono le operazioni in scadenza Juventus 2022, al 30 giugno 2022. Chiesa da riscattare, c'è l'obbligo di riscatto. Morata c'è il diritto, lo riscattiamo oppure no? Dybala sta scadendo, è vero che stanno trattando per il rinnovo. Lo rinnoveranno davvero? Ma chissà, per fortuna adesso si sta parlando del rinnovo anche di Cuadrado. Bernardeschi e De Sciglio Perin probabilmente verranno svincolati. Aggiungo anche Douglas Costa, un altro giocatore che non è presente nella slide, ma che guadagna tantissimo e che la Juventus non vede l'ora di togliersi dal bilancio. Quindi capite bene che, sì, parliamo di Pogba in scadenza, va bene, parliamo di Pogba, è un'occasione, lo era anche Donnarumma. Io ero convintissimo che la Juventus andasse forte su Donnarumma, ma se poi non c'è stata la possibilità di cedere Szczęsny, e che dobbiamo fare? Non c'era stata la possibilità, e che dobbiamo fare? Niente, questo è un po' il riassunto generale. Ad oggi secondo me è difficile sognare in grande, sognare il nome, dire Pogba zero arriverà. Ah, può essere, ragazzi, che vi devo dire, può essere. Ma se iniziamo il 18 di settembre a pensare a Pogba, abbiamo sbagliato tutto. Il 18 di settembre, sapete cosa dobbiamo pensare? Che domani c'è il Milan e abbiamo un punto in classifica dopo 3 giornate di campionato. E che se perdiamo ancora andiamo a meno 11 dalla vetta dopo 4 giornate. E che almeno 4 punti in 4 partite li vorrei fare. E lo so che sembra una follia ad oggi pensare di voler vincere contro il Milan, perché il Milan fino adesso forse è stata la squadra che ha convinto di più nelle 3 partite di Serie A, e la Juventus è una di quelle che ha convinto di meno. Ma non dimentichiamoci che siamo la Juventus, perché se ce lo dimentichiamo noi tifosi che siamo la Juventus, ma figuratevi i ragazzi giovani o presunti tali che non hanno mai giocato in squadra importante come la Juve e ora devono trascinare la Juve, perché il rischio di fare come il Milan di Allegri post cessione dei big è alto, se non ci mettiamo anche noi in testa che siamo la Juve.